Però in realtà, se a me serve una persona che parla dialetto, che sbaglia le vocali, magari se mi sa trasmettere quello che deve dire, la posso scegliere. Però una cosa imprescindibile, secondo me, è entrare nel personaggio, quindi vivere e far arrivare quello che sta vivendo, cioè perché sta facendo quella cosa lì. Non iniziare mai una cosa come la finisci, perché è come quando un attore entra in scena, no? Non è che può entrare in scena nello stesso modo in cui esce di scena. Entra in scena perché in scena deve succedere qualcosa che lo cambia, e quindi la tua uscita di scena è la conclusione di questo processo di cambiamento. Per quanto riguarda la tecnica, ci sono ancora delle questioni di dizione da mettere a posto, cioè delle O che andavano chiuse, che sono ancora un po' aperte. Io l'unico consiglio che posso dare è di fare meglio memoria quello che sta dicendo e di dare un'emozione legata a questo, e probabilmente prendersi anche qualche pausa di più. L'azione spesso aiuta l'attore, perché con l'azione in qualche maniera fa memoria anche delle emozioni che esprime e cerca di capire perché lo stai dicendo e perché ce l'hai con quella persona che stai attaccando, perché ti fa piacere quello che stai dicendo. E poi stacca il cervello e prova a collegare l'intenzione a quello che dici, in modo tale che se c'è aggressività, vivi l'aggressività prima di dare la battuta. Lo sguardo non può restare fisso, lo sguardo va modulato, soprattutto davanti alla camera. E quell'elemento che è in camera determina il tuo grado di verità. Cioè, io devo vedere se tu sei in uno stato emotivo reale oppure no. Allora, quando un attore recita, cosa fa? Crea delle immagini e reagisce a quelle immagini. Questo sia in teatro che al cinema, ovunque. Ma se l'attore non vede nulla, cioè se l'attore non crea l'immagine, tutto quello che dice è assolutamente piatto. Quando parliamo non è che usiamo sempre lo stesso registro, modifichiamo, moduliamo continuamente. Gli attori americani che recitano, in originale però, senti quante variazioni fanno. Centinaia, migliaia. Quindi devi cercare di scoprire dentro quel testo che tu vai a recitare tutta questa ricchezza.